Lugano, sempre più città per le blockchain. Firmato un accordo di 4 anni con Tether, una delle maggiori criptovalute al mondo. Obiettivo: diventare una delle capitali europee nell'ambito delle monete digitali. Era tanta l'attesa, oltre 1000 persone da tutto il mondo al Palazzo dei Congressi per l'annuncio di questo Lugano Plan B. Lugano's Plan B, il tanto chiacchierato evento che doveva arrivare appunto il 3 marzo di quest'anno, cioè ieri, nel momento in cui sto registrando, è stato uno degli eventi più concreti a cui io abbia partecipato, quantomeno più concreti se parliamo del settore delle cripto, di Bitcoin e della blockchain. Infatti, per tanti eventi a cui ho assistito, sia come speaker, sia come ospite o semplicemente come media, e quindi per intervistare chi era all'evento, in questa volta un evento molto molto contenuto, ho assistito a un qualcosa di rivoluzionario e che secondo me farà anche la storia. Infatti nel 2021 abbiamo assistito a un evento epocale, quello dell'accettazione di Bitcoin a corso legale in un paese, quindi in El Salvador. Per quanto riguarda quello che è successo ieri, praticamente vediamo la prima città europea che accetta Bitcoin, e non solo, anche Luga e Tether USDT, come monete a corso legale. Infatti si potranno utilizzare queste monete per pagare diverse cose all'interno dell'hub cittadino. Parlo di hub non a caso, infatti tra le varie proposte poi ci sono tutta una serie di cose molto interessanti che cercherò anche di riassumere in questo breve video. Tra l'altro ieri c'era una grandissima partecipazione, l'evento è stato sold out, è stato bello anche potersi ritrovare, perché poi personalmente era proprio tanto che non riuscivo a partecipare a un evento dal vivo. Buonasera dalla redazione del Quotidiano, lo avete sentito? Oggi pomeriggio gli occhi erano tutti puntati su Lugano e la presentazione del suo piano B, B come Bitcoin. Al Palazzo dei Congressi c'era il tutto esaurito. Da dove arriva? Da Tenerife in questo momento, Canaria. Da Paradiso. Da Barcellona. Io sono di Milano, ma lavoro per una società svizzera che per l'appunto si occupa di marketing targetizzato in blockchain. Come mai a Lugano oggi? Perché è un giorno importante per il mondo delle cripto e quindi bisogna esserci. Potrebbe essere un passo storico, non solo per la città ma anche in Europa. Facciamo investimenti e facciamo di tutto e di più con le cripto. Spero di conoscere meglio questo progetto Plan B legato appunto alla città di Lugano e risolvere un po' di dubbi. Voglio capire quanto è affidabile. Opero in questo settore con amici e soci, quindi è il primo evento importantissimo per Lugano, evento che ne farà parlare in futuro sicuramente. C'erano un migliaio di persone circa, ho salutato tante persone, tante conoscenti e tanti amici, c'era addirittura la TV locale che ha fatto comunque un servizio sia registrando sia poi una parte in diretta intervistando coloro che erano i protagonisti dell'evento, ossia Paolo Arduino, CTO di Tether, e poi il sindaco della città di Lugano, Foletti. E con me c'è proprio Paolo Arduino, l'avete detto anche oggi, questo è un accordo unico nel suo genere. Lugano è il primo e unico ente pubblico a collaborare con Tether. Perché proprio Lugano? Proprio Lugano perché Lugano è una città vibrante, è una città tra l'altro bellissima da vivere, è una città a misura d'uomo ed è una città che è posta al centro dell'Europa. È vicino all'Italia, è vicino alla Francia, Germania e all'Austria. Allo stesso tempo è in Svizzera. La Svizzera offre una sicurezza, stabilità ed è secondo me il posto dove tutti vorrebbero vivere. In questo abbiamo trovato sicuramente con l'amministrazione di Lugano, con il sindaco Foletti, un terreno fertile per far crescere un'iniziativa che non vuole essere solo un evento che è quello che abbiamo avuto oggi, ma in realtà una serie di concreti passi uno dopo l'altro per portare un beneficio che è quello di una nuova tecnologia chiamata blockchain e di una valuta chiamata Bitcoin, un beneficio che dovrà essere dato a tutta la popolazione. Quindi il fondo messo a disposizione da Tether, il consorzio di aziende che lavorano con Tether, sarà apposta per permettere a tutti i cittadini e a tutti i negozianti e i business owners della zona di poter agevolare e poter convertire, adottare nella loro vita quotidiana questa nuova rivoluzione che si chiama cryptocurrencies.
Ecco, Michele Foletti, sindaco di Lugano, lei durante la presentazione di oggi l'ha detto, Lugano non subisce l'innovazione ma la vuole cavalcare. Ma la città ha le infrastrutture fisiche e legali per supportare una simile operazione? Certo, le abbiamo già, perché noi abbiamo già la nostra criptovaluta, abbiamo i Luga Points che abbiamo introdotto nel dicembre 2020 e poi da qui siamo partiti per scoprire queste nuove tecnologie, questa tecnologia della blockchain, abbiamo conosciuto Paolo e siamo andati avanti fino ad arrivare a oggi alla firma di questa intesa, che vuol fare di Lugano soprattutto un'opportunità per i nostri giovani, i nostri cittadini di crescita, di lavoro, di formazione e di conoscenza. Fin qui le opportunità, ma che cosa rischia in concreto Lugano? In concreto Lugano rischia ben poco, rischia molto di più Tether, che crede in questo progetto, quindi Lugano ci crede enormemente in queste tecnologie, in questo progetto, quindi penso che i rischi siano assolutamente minimi. Se però qualcosa non dovesse funzionare, ne parlavamo oggi pomeriggio, il rischio che Lugano perda la faccia. Ma questo può essere un rischio, come in politica c'è sempre il rischio di perdere la faccia quando qualcosa non funziona. A Lugano sarà possibile pagare tasse e molto altro in Bitcoin? La popolazione secondo lei però è pronta? La popolazione, noi abbiamo già 5.000 cittadini che utilizzano i Luga Points, che il sistema è identico come per usare Tether e Bitcoin, quindi piano piano arriveremo a divulgare, perché questo è anche uno sforzo di divulgazione di questa tecnologia tra i nostri cittadini. Grazie Michele Foletti, grazie Paolo Arduino, di questo tema sicuramente parleremo ancora. Dal Palazzo dei Congressi è tutto, a te Barbara, la linea in studio. Quindi detto della bellezza del potersi finalmente ritrovare, c'è stata poi una ritrovata speranza, anche per quanto mi riguarda, perché poi quest'ultimo periodo un pochino ci ha buttato giù a livello di morale, ne è successa una dopo l'altra e continua a succederne una dopo l'altra, quantomeno c'è questo barlume di speranza che arriva da questi contesti e ci fa ritrovare un po' un pizzico di serenità e ci fa vedere anche il bello di quello che potrebbe succedere, soprattutto grazie a un'innovazione che dovrebbe riportare in alcuni contesti comunque anche un pizzico di libertà, quella libertà che spesso stiamo faticando a trovare. E nella pianificazione delle cose, tra l'altro, c'è in piano, come vi sto per far vedere, come vi faccio vedere qui adesso nel montaggio del video o foto che ho fatto appunto nell'evento di ieri, tutto un programma di cose, tra cui anche l'allestimento di un ritrovo come un bar, proprio per ritrovarsi e parlare di queste tematiche qui nella città di Lugano. In questo momento sono ancora nella città di Lugano. Eventi che verranno organizzati, tra l'altro è stato già annunciato l'evento che verrà fatto ad ottobre, che verrà chiamato Bitcoin World Forum e sarà dal 26 al 28 ottobre. Quindi sicuramente sarà uno di quegli eventi a cui parteciperanno, già hanno aderito diversi personaggi di spicco, ci sono stati saluti anche durante l'evento in video di personaggi come Max Kaiser o Adam Beck, giusto per dirne due che non sono da poco. Poi un discorso legato al pagamento delle tasse, di tutte le imposte, quindi comunali, da poter fare con queste tre monete, su cui adesso faccio un piccolo focus, anche per capire un po' l'idea strategica. Poi il pagamento in generale nelle attività commerciali, nei negozi, in tutti i ristoranti e appunto tutte le attività che aderiranno a questo. Ma in generale, essendo proprio una accettazione de facto come moneta a corso legale, poi in qualche modo dovranno in qualche modo accettare anche questa forma di pagamento. Quindi è un passaggio molto molto importante. Questo nella città di Lugano, tra l'altro, con Lightning Network. Quindi anche Bitcoin potrà essere utilizzato con costi molto efficienti e velocità molto molto interessante. È stato annunciato poi anche un piano per il mining green, quindi anche per far vedere che Bitcoin non è quello che si racconta, ma anzi potrebbe incentivare proprio l'adozione di energia rinnovabile e l'utilizzo di risorse di quel tipo. Poi tutto un piano che riguarda l'educazione, che andrà a coinvolgere le università di Lugano, e quindi la carenza che spesso anch'io ho denunciato di persone preparate, dell'educazione in questo settore e di figure professionali che al momento hanno praticamente una domanda elevatissima e poi un'offerta bassissima. Ci sono veramente poche persone che riescono poi a colmare quel gap che si è creato tra chi cerca persone professionali e professionisti in questo settore e poi chi veramente sa fare quello che le aziende richiedono. Quindi c'è tantissima domanda anche per chi
adesso sembra potesse avere l'impressione che non si trova più lavoro, che non sia più speranza per il futuro, beh, in realtà la domanda su questo settore è elevatissima, le aziende stanno cercando, però c'è bisogno di persone comunque formate e preparate. E poi tutto un discorso legato alla nascita di startup, quindi l'investimento che verrà fatto dalla compagine Tether in concomitanza appunto con la città per sovvenzionare, per seguire idee, progetti del mondo cripto con startup e progetti che potranno poi far magari rivalutare sia l'ecosistema sia poi il comune, quindi anche tutto ciò che avviene a livello locale e europeo, perché ricordiamoci che la Svizzera è un punto strategico, come ha detto anche nell'evento ieri Paolo Arduino, in quanto se si pensa nel mondo a un posto dove c'è sicurezza, c'è in qualche modo libertà, c'è un certo tipo di benessere, si pensa alla Svizzera proprio in tutto il mondo e da qualsiasi parte del mondo. E siamo al centro dell'Europa, a poca distanza dai paesi più importanti dell'Europa e in qualche modo al centro del mondo, non ce ne vogliano gli Stati Uniti, gli americani. E poi il discorso dell'hub, che è un discorso molto importante, infatti vorranno allestire proprio un locale fisico dove fare una serie di co-working con diverse start-up o aziende legate al settore che potranno lavorare praticamente con uffici uno accanto all'altro e creare questo effetto rete dove da qualsiasi parte del mondo sicuramente si attireranno menti interessanti, progetti, idee e innovazione. Queste cose sono le cose più importanti dell'annuncio di ieri di questo Plan B per Lugano. Finalmente, dico io, c'è qualcosa alla portata di tutti, alla portata anche di noi europei. In realtà, questa volta gli europei sono all'avanguardia perché non c'è una cosa simile in nessun'altra parte del mondo. Dovremmo pensare solamente appunto a El Salvador che ha fatto un passo molto coraggioso. Non parliamo di un contesto di tutt'altra natura. Qui c'è già un terreno molto fertile sia dal punto di vista della struttura societaria, sia dal punto di vista della struttura economica, perché comunque è un polo e un fulcro finanziario, nonostante la città sia una città con pochi abitanti, non è una grandissima città, ma è un fulcro finanziario, cioè girano parecchi soldi da queste parti e questo penso lo sappiamo tutti, quindi è anche da qui e da questi punti che si può veramente poi scalare un intero ecosistema. Prima di chiudere voglio fare un'analisi sulle tre monete che sono state poi scelte, no? In questo contesto di legal tender, quindi come accettazione. E se ci andiamo a ragionare, è una scelta molto strategica, molto furba, molto intelligente, ossia accettare Bitcoin perché Bitcoin è il settore ed è effettivamente quello che dà il brand, quello che porta poi l'immagine di tutto il settore e del bello di questo settore. E inoltre, direi io, è come se stessimo tornando a una sorta di gold standard. Fatemi passare il termine, ovvio che c'è una differenza, in tante differenze in tanti punti, però torniamo a una moneta che comunque non si può stampare a piacimento, una moneta che viene associata spesso e volentieri all'oro digitale, quindi abbiamo questa sorta di oro digitale che viene accettato come forma di pagamento grazie a un layer che ne permette la facilità di transazione, che è Lightning Network, che verrà accettata appunto nei punti di pagamento e nelle attività commerciali. Secondo punto è invece quello di accettare due stablecoin. Infatti io non conoscevo Luga, non mi ero informato più di tanto. Luga è la stablecoin che rappresenta poi, che è pegata uno a uno con il franco svizzero. Quindi c'è anche la versione, diciamo, digitale. A quanto pare uno degli annunci è anche quello di portare questa struttura su Polygon, quindi andare su uno step ancor più decentralizzato, se vogliamo, ancor più di possibile mass adoption, e quindi portare un'altra stablecoin appeggata sulla moneta locale, sia cantonale, cioè del cantone, sia proprio del paese Svizzera, quindi nazionale, all'interno del contesto, cosicché si ha la stabilità di una moneta a cui le persone già sono abituate. Perché è difficile poi avere il contesto in cui si passa direttamente a una moneta volatile, se si è abituati per anni, per tutta la vita magari, a pagare su una moneta stabile con un riferimento che è quello del franco svizzero per gli svizzeri e anche per chi vive in Ticino, nonostante si parli in italiano, questo è un altro aspetto importante se ci pensiamo. L'unico posto al di fuori dell'Italia in cui si parla italiano in questo modo. E poi c'è Tether che rappresenta con USDT il dollaro. Il dollaro è al momento la riserva monetaria internazionale, mondiale.
La moneta utilizzata per gli scambi internazionali, con il dollaro si quota il petrolio, con il dollaro si quotano tutti i mercati, compreso quello delle cripto. Spesso il prezzo di Bitcoin viene preso e valutato in dollari, proprio perché è la riserva monetaria del mondo. E questa è una scelta proprio strategica per avere i tre punti di riferimento e queste tre monete possono essere usate indistintamente a piacimento da chi vuole utilizzare i servizi e pagare all'interno della città. Un passo davvero molto molto importante. Quello che vedo io in futuro sarà un'attrazione enorme, soprattutto per chi è limitrofo, anche curioso, ma non solo dall'Italia, dal Nord Italia, ma anche da tutti coloro che magari vogliono vedere cosa sta succedendo e verranno comunque durante il corso di quest'anno, negli eventi, magari in futuro si trasferiranno anche da altri paesi, perché questa attrattiva, anche per chi ha accumulato magari anche un bel capitale proprio lavorando, sviluppando, creando nel settore delle cripto, anche facendo trading, perché no, si troveranno a poter pagare direttamente senza dover passare da intermediari, prendendo il proprio smartphone e inquadrando un QR code, cosa a cui siamo stati abituati molto bene. Questo è uno dei pochi riscontri positivi che arrivano da questo biennio pandemico. Siamo abituati un po' tutti ormai ad avere un'app che praticamente, inquadrando un QR code, permette un'interazione. E così funzionerà, cioè un'attività commerciale. Basterà avere un'app che è poi quella sviluppata di MyLugano, MyLuga, che permetterà questa serie di pagamenti, e con una semplice app in un tablet, in uno smartphone, si inquadra un QR code, si fa un pagamento che è semi-istantaneo se si usano le stablecoin, ma anche se si usa Bitcoin in Lightning Network, e si potrà fare la transazione. Questo è un fenomeno che attirerà tantissimo, un caso studio che nel tempo potrebbe dare l'esempio, visto che parte da una città di un'importanza considerevole come la città di Lugano, che è una delle più importanti, come ripeto, a livello economico, sia in Svizzera, ma quindi sia in Europa che nel mondo.